La notte più lunga dell'Emilia-Romagna e non è ancora finita. Nelle città che sono sommerse dall'acqua con i gommoni, i vigili del fuoco mettono in salvo le centinaia di persone rimaste intrappolate ai piani bassi delle loro case, ma anche sui tetti. Si nuota nelle strade a Cesena, Forlì, Faenza, Ravenna, dove piove dalla mezzanotte di martedì. Ci sono 24 comuni allagati e sono esondati tutti i fiumi. Il bilancio ufficiale è drammatico. 6 vittime, ma potrebbero essere di più. Incerto il numero dei dispersi nella provincia di Forlì e Cesena, migliaia di evacuati in una regione già provata dall'alluvione di 2 settimane fa. Un uomo e una donna sono morti nella notte a Ronta. Si tratta di una coppia di imprenditori agricoli che erano scesi nei campi di fronte a casa e sono stati travolti dall'acqua. Il marito è stato rinvenuto subito, il corpo della moglie invece è stato identificato stamattina sul lungomare di Cesenatico, trascinato dai corsi d'acqua in una piena. Una delle situazioni più critiche è proprio a Cesena, dove ieri pomeriggio era esondato il Savio e la città è finita sott'acqua stamattina. C'è un altro allarme sempre per il Savio. Il sindaco allerta i suoi cittadini: rimanete ai piani alti delle vostre case. Abbiamo praticamente tutte le cantine della città allagate e abbiamo decine di frane in collina, frazioni, interi comuni della fascia collinare che sono già da ieri sera senza elettricità e senza acqua. Abbiamo avuto nel giro di poche ore 14 esondazioni di fiumi diversi, distanti geograficamente decine e decine di chilometri, una cosa mai vista. Qui siamo a Faenza, dove questa mattina la Guardia Costiera con l'elicottero ha messo in salvo 2 anziani che si erano rifugiati sul tetto della loro casa. I fiumi Marzeno e Lamone hanno rotto gli argini, allagando tutto. Un'alluvione che la storia della nostra città non aveva mai conosciuto, ha scritto il sindaco di Faenza. 2 le vittime a Forlì, 2 anziani che abitavano vicino agli argini del fiume sono morti annegati. La realtà ha superato le peggiori previsioni, ha detto il governatore dell'Emilia-Romagna, Bonaccini. È stata individuata una macchina con una persona all'interno tra Solarolo e Castel Bolognese nel Ravennate, lo ha confermato il prefetto di Ravenna. Il corpo non è ancora stato recuperato perché l'auto è completamente sommersa, aveva spiegato. Questa è la situazione del ponte adesso. L'alluvione non ha risparmiato neanche Bologna, dove stamattina ha ceduto il ponte della Motta nel territorio di Molinella a causa dell'esondazione del fiume Idice. Le autorità raccomandano di non avvicinarsi alla zona coinvolta. In tutta l'area la situazione è critica. Ci sono circa 600 uomini dei vigili del fuoco e da ieri si susseguono sui social i messaggi dei primi cittadini dei comuni che chiedono aiuto e invitano la gente a raggiungere i piani alti delle case. Anche la situazione di strade e ferrovie è critica. È stata chiusa al traffico la 14 nel tratto romagnolo e i treni sono fermi lungo la linea adriatica. Il terreno è fragile, sono caduti 150 millilitri di pioggia in 48 ore e c'è un alto rischio frane a Livergnano, frazione di Pianoro, nel Bolognese. Nella notte è crollata una casa colonica travolta da un masso e dai detriti scesi dalla montagna. 3 persone che erano all'interno sono state soccorse e portate in salvo e allerta rossa in tutta la regione anche oggi.